Ciao ragazzi, io sono Dario e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere tre errori da non commettere quando si realizza un presepe. Sono tre errori che spesso si fanno per sbadataggine, per velocità, perché talvolta qualcuno ignora determinate regole architettoniche e basta poco per correggerli, per evitare di mandare all'aria un intero lavoro, perché magari a volte chi li guarda si rende subito conto di questi errori ed è un vero peccato. Andiamo a vedere. Il primo errore che mi capita purtroppo di vedere di tanto in tanto è l'incisione a mano libera di quei mattoni che dovrebbero essere regolari. Questo si commette perché? Perché spesso magari si affretta, si vuole fare un qualcosa di corsa o perché si ha scarsa cura del lavoro che si sta eseguendo. Questo lavoro ci restituisce delle linee storte, alcune strisce più sottili, altre più grosse, insomma un disastro da non fare. L'incisione a mano libera si potrebbe fare per un muro a secco, dove le pietre sono tutte diverse di forma e dimensione, ma anche qui si potrebbe incorrere nell'errore di disegnare delle pietre innaturali, irreali, o peggio ancora di incidere delle pietre staccate l'una dall'altra. Questi spazi tra una pietra e un'altra non ci devono essere, e nemmeno questi angoli in queste pietre, così questa forma non esiste. Quindi il mio consiglio, soprattutto se siete alle prime armi, è quello di disegnarvi tutti i vari mattoni che dovrete poi successivamente incidere. Qualsiasi tipo di mattone, che sia un mattone più grande, più regolare, che siano mattoni piccoli tipo quelli rossi, che siano anche un muro di pietre, un muro a secco, è sempre bene avere un riferimento. Se il nostro foglio di polistirene è troppo liscio, troppo regolare, ebbene prima di incidere, o meglio ancora prima di disegnare, andare a rovinare con una lama per renderlo appunto più irregolare. Il secondo errore da non fare è quello di non sfalsare le pietre di un muro, i mattoni o muro a secco che sia. Quindi mi raccomando, ricordatevi quando disegnate il muro o quando lo incidete di effettuare i mattoni in una maniera sfalsata uno dall'altro. Questo errore si può verificare di più per i muri a secco, quindi ricordiamo che un muro fatto in questo modo, con dei mattoni uno sull'altro lasciando questa fessurazione al centro, porterebbe al crollo di questo muro che si aprirebbe. Quindi, come qui sotto potete vedere, bisogna che i mattoni o le pietre siano sempre sfalsati. Il terzo errore interessa le travi di porte e finestre e gli archi. Le travi di una finestra o di una porta sono fatti in due modi. Il primo modo è quello di realizzarli con un pezzo unico, che sia una pietra, un grande masso o un'unica trave di legno. Purtroppo mi è capitato di notare l'assenza di una trave, al posto della stessa viene fatta una fila di mattoni. Se pensiamo che su quei mattoni ci saranno altri mattoni, il muro eccetera, il peso che avrebbe l'intero muro non farebbe altro che farlo crollare, quindi anche questo è sbagliatissimo, non si fa. Quindi esiste un'alternativa alla trave unica. Come potete vedere qui, questi mattoni sono messi in obliquo. In questo modo la spinta del muro, del peso del muro che viene dall'alto, viene distribuita sui vari mattoni che la scaricano lateralmente e quindi sul basso. In questo modo la trave reggerà. Ovviamente è fondamentale la presenza della chiave al centro, che distribuisce il peso equamente. Lo stesso discorso vale per gli archi. Vedere un muro come questo che arriva fino all'arco con i mattoni tagliati in questo modo assolutamente non va bene, non si deve fare.
l'arco ha bisogno di una chiave di volta al centro e poi sui vari lati si possono effettuare mattoni, che siano mattoni piccoli, ma pietre più grosse, scegliete voi, ma il senso è sempre lo stesso: bisogna mettere una chiave al centro e dividere l'arco con i mattoni in questo modo, perché la spinta che viene dall'alto deve essere distribuita lateralmente e scaricata sul terreno. Mentre in quest'altro caso la spinta che viene dall'alto farebbe crollare l'arco, il muro. Bene ragazzi, siamo giunti al termine anche di questo video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel like. Ci tengo a precisare che questi suggerimenti sono dati in maniera amichevole, quindi non mi metto su nessun piedistallo per giudicare e per dare giudizi, ma sono solo dei consigli amichevoli. Come vi avevo promesso, oggi andiamo a effettuare l'estrazione del vincitore di questo applicatore per l'erbetta elettrostatica messo in palio nello scorso video, e per farlo utilizzerò questa applicazione che vedete qui al lato, che va a pescare un fortunato vincitore. Mettiamo un fortunato vincitore e a sorte estrarrà Anna Pacchiani. Complimenti Anna, si è aggiudicata l'applicatore con il suo commento, e scrivimi e te lo farò pervenire. Ragazzi, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.